con una sfida originale, ciaspole sulla spiaggia. Buona giornata. Signora, in costume con le ciaspole. Sì, 3 ore per prepararmi, però mi sembra che funzioni tutto bene. Ma stasera ci vediamo su Rai 3, allora? Un'idea divertente, proviamo. Io non ho mai provato neanche sulla neve. Mi divertirò qua sulla sabbia, morirò qua sulla sabbia. La neve lascia il posto alla sabbia dorata di una delle spiagge più esclusive d'Italia, quella del Debenga al Lido di Venezia. Niente vette dolomitiche, ma comunque impegnative salite e discese artificiali. Davvero originale la ciaspolata del cuore, nata dalla collaborazione tra 2R Sport Events, SAB e APT Folgaria Lavarone Luserna per sostenere un progetto solidale. Il tutto è a favore del progetto Unico Uno di Diego Murari. Ecco, ci tenevamo a creare questa sinergia tra il mare e i monti e abbiamo trovato questa attività che è perfetta, la prima volta le ciaspole da neve qui sulla spiaggia. Dopo una mattinata di prove tecniche con l'assistenza dei maestri trentini, nel pomeriggio le gare a staffetta, concorrenti arrivati anche dall'estero. I'm from the Netherlands, sir. Sono olandese. Ero curioso di capire come si va con le ciaspole. È davvero da pazzi. Vedremo cosa succederà. Un evento senz'altro innovativo che ha attirato l'attenzione di molti. Correre sulla sabbia si è rivelato ben più duro che sulla neve. Durissima. Dura per la sabbia, dura anche per la falcata, perché poi trovi queste montagnole che vanno su bene e quindi ci si diverte.